È dedicato soprattutto ai bambini e ai giovani, l'Eterni Film Festival, al via oggi, come ci spiega Antonio Barillari. Riparte Eterni Film Festival, dedicato soprattutto ai bambini e ai giovani del nostro tempo, coinvolti direttamente nello staff come stagisti. La metà dei film proviene da paesi europei, il 10% da fuori Europa, a sottolineare la dimensione internazionale del festival. Quest'anno Eterni Film Festival entra nelle scuole superiori con cineforum mirati per stimolare la discussione sui temi più attuali fra gli adolescenti. Il nuovo concorso Corti Scuola Fest è dedicato agli audiovideo realizzati dai ragazzi delle medie e superiori della provincia di Terni. Il filo conduttore del festival quest'anno ce lo dà il titolo, cosa sarà dopo la pandemia? Sicuramente quello che succederà non soltanto del mondo del cinema, che è il nostro principale obiettivo e campo di riferimento, ma in generale nella società. Unica rassegna italiana che fa integrazione attraverso il cinema, Terni Film Festival ha partecipato all'incontro nazionale dei festival del cinema a Giffoni. Tre serate saranno dedicate a Dante, con il trittico Inferno, Purgatorio, Paradiso, che vedrà il cinema mescolato a teatro, pittura e musica. Un momento di incertezza, ma anche di speranza, quindi cosa sarà? È proprio l'interrogativo che ci stiamo ponendo tutti, noi ce lo poniamo anche come Istres, come diocesi, cosa sarà? Speriamo bene.